Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti nuovamente in questo format dove andiamo a riprodurre le ricette provate all'estero. Quello che andremo a tentare di fare oggi è questo qui, ovvero le Scotch Eggs, delle uova ricoperte di tritato e probabilmente fritte, è quello che andremo a fare noi, che abbiamo mangiato in Scozia ed erano molto buone, confermi? Sì, ma perché probabilmente malate? Perché non sono sicura, tu te le ricordi che erano al 100% fritte? Ma ci sono le ricette, uno sì, può, ma noi lo facciamo a fantasia, questo è il punto del format. No, noi andiamo a ricordi. Andiamo, no, ma me le ricordo le Scotch Eggs, c'ho pure ma te le ricordi fritte? No. Io me le ricordo fritte. Ok, va bene. Quindi oggi le friggiamo. Le faremo fritte. Ne faremo quattro, perché il signorino qui presente ha detto ma metti che vengono buone e io le voglio mangiare. Infatti, metti che vengono buone. va bene, metto il grembiule. Sempre lo stesso grembiule sporco ancora dal... Giusto? Ma perché dobbiamo accumulare tutte le ricette su questo grembiule, okay. Poi alla fine sarà la storia di questo format. Mm-hmm, ho capito. Come allora, iniziamo? Dobbiamo bollire le uova, però non devono essere totalmente cotte, perché io ricordo che il rosso era leggermente morbido. Mm-hmm. No, dovrebbe essere del tutto morbido. Ah, buona fortuna a noi. Quindi dobbiamo bollire le uova, però lasciandole crude. Facile, abbiamo fatto? Fatto. Mentre il pentolino fa ciò che deve fare, intanto mettiamo un piccolo timer per ricordarci quando sono passati 5 minuti, noi andiamo a preparare il tritato. Cosa ci mettiamo in questo tritato? Cosa ti ricordi che c'era nel tritato? Ah no, io mi ricordo di sicuro che c'era il pepe. Allora, il pepe. Ci mettiamo il pepe. Anche io mi ricordo il pepe. Ah, bravo, bravo. Me ne ricordo tanto, un po' l'altro. Ok. Poi, di sicuro mi ricordo che ci andava il sale. Sì, sicura? Sicurissimo. Ok. Io il sale non me lo ricordo. Tu il sale non lo ricordi mai. Un po' di paprika te la ricordi? No, la paprika non me la ricordo. Io sì. No, io no. Io sì. Ok. Un po' di curcuma te la ricordi? Che di sicuro andava? Quella non me la ricordo. La curcuma io sì. Io sì. Ok. Ma là vedo il bicarbonato, io mi ricordo c'era pure il bicarbonato. No. No? Ah, ok, non ricordo. Mi ricordo il bicarbonato. Ok, impastiamo. Sai come ho conosciuto io le Scotch Eggs? Come? Al supermercato? O da Tesco o da Sainsbury's, non mi ricordo. Però al banco frigo ho visto queste uova. E ho scritto Scotch Eggs, ho detto uova scozzesi, che hanno di strano. Ma avevano un brutto aspetto, sembravano uova bollite nel frigorifero, ho detto ma chi si deve comprare queste cose? E da quel giorno le ho sempre viste e ho sempre pensato fosse proprio una cosa bruttissima da mangiare. Poi quando siamo andati appunto in Scozia, dove eravamo che le abbiamo assaggiate? Credo a Glasgow. Ok, poi quando siamo andati a Glasgow abbiamo preso le Scotch Eggs e ho detto va bene, sono del posto, non ci aspetteremo, dobbiamo provarle, non mi aspetterò niente di che. Quando poi ci arrivano queste cose, che probabilmente è una delle cose più buone che abbia mai mangiato. Addirittura. Assolutamente. Cioè tecnicamente quando si fa il tritato così ci andrebbe un po' di pan grattato, un po' di uovo, un po' di formaggio. Ma sì. Uno il formaggio non è nei miei ricordi. Okay, ah giusto, noi non andiamo a ricetta, andiamo a ricordi. Le uova ci sono dentro, cioè ancora uova. Poi dobbiamo anche panarlo con l'uovo e col pan grattato. Quindi ah vero? Sì, quindi lo lascerei molto semplice il tritato in realtà. Ok. Che combini tu? Sto prendendo un foglio di carta forno. Allora, quello che sto cercando di fare è preparare già delle piadine di carne che useremo poi per avvolgere l'uovo. Nei miei ricordi era molto sottile lo strato di carne, nei tuoi? Anche nei miei ricordi. Uova cotte, adesso le sbucciamo. 3, 2, 1. Ma ci sono stati... Io lo so che cosa state pensando, ma non sapete sbucciare manco quattro uova sode? A quanto pare no, che vi devo dire? Certo, il fatto che debbano essere mezze crude non ha di sicuro aiutato, però non è il nostro mestiere, abbiamo capito. Cominciamo con questo più grande. Andiamo all'ovetto. Apriamo. Sembri concentrata in viso? Sì, perché ho l'impressione
percezione sarà un fiasco questa ricetta. Ma no, dai, sono pronte. Passiamo all'impanatura. Allora, cominciamo il processo di panatura. Prima farina, uovo e pan grattato. Senti, ma io non ho fame. Ora così, giusto mangi. Ti sto dicendo che in questo momento io non ho molta fame, lo sto dicendo prima. Va bene, entro un quarto d'ora vedi di farti venire molta fame. Ok, siamo pronti per friggere. Mica come il vento. Lui gentilmente si è offerto di girarli al posto mio. Si stanno bruciando. No. Sei tornata ai fornelli? Sì. Bene. Metto le altre. Sì. Ah, il fuoco è decisamente più basso. Più basso. Siamo quasi pronti. Sì. Dai, le puoi uscire. Hanno un bruttissimo aspetto. Allora, adesso faccio la presentazione del piatto. Sì. Per come l'hanno fatta loro. Ok. Sì, datemi, sì, aspetta. Cioè, questa è la prova del 9, ragazzi. Il dentro dovrebbe essere morbido. E quando? Certo. Ah, però dai. Che gli vorresti dire? Uguale proprio. Cosa vorresti dire alle mie Scotch Eggs? No. Adesso, signori, chiunque ci sia all'ascolto, guardate queste. E guardate la foto dell'originale. Ci somigliano. Sì, sì. Ci somigliano. Ok, e il sapore? Allora, vediamo. Intanto l'aspetto, ci siamo. Ok. Allora, proseguiamo all'assaggio? Andiamo all'assaggio. Pronti? Io annego nella ketchup. Io invece no, vado così per adesso. Ok. 3, 2, 1. Via. A buono. Buono. È buono. Allora, sicuramente non è buono come quello. Esatto. Ci manca qualcosa. Ricordiamo però sempre che è stata una delle cose più buone che abbia mai mangiato. È molto buono comunque. Sì, durante la preparazione mi aspettavo il disastro più totale. Vado anch'io con un po' di ketchup. Lo assaggiamo così. Mi aspettavo il disastro più totale, invece non è stato così. E lo insaporerei un po' di più il tritato. Il tritato. È un po' in sapore. Ah, c'è il formaggio. Ho appena ricordato che c'era il formaggio. Hai ricordato? A proprio ora in questo momento, mentre lo mandavo giù. Perché è un po' troppo asciutto. Troppo tardi. Sono contento però. Ok. Promossi. Li potete rifare. Migliorate, ma le potete rifare. Fateci sapere se le rifate. Fateci vedere la foto. Ok. Ok, noi ce le continuiamo a mangiare. Buon appetito. Ciao. Ah, mamma mi ha schizzato. Guarda, questo è tutto olio. Ah, c'ho la mano in fiamme. Ah!